cos'è? È inutile. Vedo un tronchese. Ti sarà utile quando avremo trovato il modo di uscire di qui. Alzati subito, è meglio non restare qui. Ci ha iniettato quella roba. Se ci esponiamo alla luce, ci trasformiamo. Non preoccuparti, troveremo una soluzione. Col tronchese possiamo controllare il posto dove Friedman fa i suoi maneggi. Dobbiamo vedere la Wixon. Sta con Friedman, non ci aiuterà mai. C'è tempo fino all'alba e poi siamo fottuti. È inutile. Non c'è più niente da prendere qui. Non c'è niente da scassinare qui. Non ci sono altre serrature. Ci sono più serrature. Funziona! Non c'è più niente qui. Non ci sono più serrature. Ah, respiro. Ho l'impressione che ci sia ancora qualcosa da prendere. So che c'è ancora qualcosa. Sono sicuro che ci sia ancora qualcosa da prendere. Sono stufo di correre. Non mi chiamo mica Kenny, io. Ho l'impressione che ci sia ancora qualcosa da prendere. So che c'è ancora qualcosa.
Sono sicuro che ci sia ancora qualcosa da prendere. Ho l'impressione che ci sia ancora qualcosa da prendere. So che c'è ancora qualcosa. Non c'è più niente da prendere qui. Non ci sono più serrature. Spero che la Wixon ci possa aiutare. Non c'è niente da scassinare. Qui che ci furono quelle sparizioni. Sì, c'è odore di morte. Oh, signore. Ti piace, eh? Beccati questo. Mi serve Ashley, è una brava combattente. Adesso sono pronto. So che c'è ancora qualcosa. Non c'è più niente da prendere qui. Non ci sono più serrature. Non c'è più niente da trovare qui. Non c'è niente da scassinare qui. Non ci sono più serrature. So che c'è ancora qualcosa. Non ci sono altre serrature. Ho l'impressione che ci sia ancora qualcosa da prendere. Non c'è niente da scassinare qui. Non c'è più niente qui. Non ci sono più serrature.
Non c'è più niente da prendere qui. Non c'è niente da scassinare qui. Non ci sono altre serrature. Non ci sono più serrature. Non c'è più niente da prendere qui. Ecco che arriva! Prendi! Sistemato! Non c'è niente da scassinare qui. So che c'è ancora qualcosa. Non ci sono altre serrature. Non c'è più niente qui. Non c'è più niente da prendere qui. Non ci sono più serrature. Ok, è registrato. Non c'è più niente. Dobbiamo trovare un antidoto. Non mi sento bene. Ci sono altre serrature nell'angolo. C'è qualcosa da forzare nell'angolo. Non c'è niente da scassinare qui. So che c'è ancora qualcosa. Non ci sono più serrature. Non c'è più niente da prendere qui. Non c'è niente da scassinare qui. Non c'è più niente da trovare qui. Non sembra molto robusto. Non c'è più niente qui. Aiutami! C'è ancora qualcosa da fare qui. C'è qualcosa da forzare nell'angolo. Qui ci sono altre serrature. Se Shannon fosse qui, saprebbe cosa fare.
C'è qualcosa da forzare nell'angolo. Da qualche parte c'è una serratura da forzare. Non ci sono altre serrature. Non ci sono più serrature. Non c'è niente da scassinare qui. Non c'è più niente da trovare qui. Non c'è più niente qui. Non ci sono altre serrature. Non c'è più niente da prendere qui. Fa male. Oh mio Dio. Adesso sono pronto. Ok, è registrato. Non c'è più niente qui. Sì che sa fare a botte. Ho l'impressione che ci sia ancora qualcosa da prendere. Una mappa del sotterraneo. La chiave dell'ufficio della biblioteca. È il 2 dicembre 1969. Mi chiamo Alan Gardner e questo è il mio diario. 26.
Sono ormai 26 casi di persone scomparse che avevano un legame col liceo. Strano che la polizia non abbia scoperto niente in proposito. La nostra scuola fu fondata nel 1902 dai gemelli Herbert e Leonard Friedman. Herbert è ancora il nostro preside. Questo significa che oggi dovrebbe essere centenario. Ho recuperato il loro atto di nascita. Se vogliamo credere alla data, hanno 138 anni. Come hanno fatto a restare giovani tanto a lungo? Ho trovato questa foto di una donna con Herbert, o Leonard. Somiglia molto a Miss Wixon. Miss Wixon e Leonard si sposarono nel 1885. Leonard fu visto per l'ultima volta nel 1921. Si suppone che sia morto in un incidente aereo, ma il suo corpo non fu mai trovato. Ho trovato degli articoli sui fratelli Friedman e i loro esperimenti, la cui originalità, cito, oltrepassava la morale. Nel 1890 fecero una spedizione in Africa alla ricerca di piante medicinali. Dopo un soggiorno di 6 mesi riportarono molte specie sconosciute, fra cui una strana specie, la mortifiglia, che divenne la base delle loro ricerche. Nel suo ufficio ho visto delle foto terribili di uomini sfigurati. Devo assolutamente trovare il suo laboratorio. Sotto il liceo, nel seminterrato. Sono riuscito a seguirlo nei giardini senza farmi vedere fino alla cantina della loro casa. Secondo gli appunti di Friedman, il siero anti-invecchiamento deve essere perfezionato. Le foto delle creature testimoniano i tentativi falliti. L'esposizione prolungata al sole provoca la mutazione. C'è anche una grande porta in una stanza. Non so cosa ci sia dietro, ma credo di sapere come aprirla. C'è un meccanismo con delle statuette. Ne ho viste 3 nella biblioteca e una nei giardini. Domani tenterò di vedere cosa c'è dietro quella porta.